nodo a Cala Supuntellu in pieno pomeriggio. Il giorno di pagaiata è stato intenso. Sono partito da Portoferro di primo mattino, diretto verso nord, lasciandomi alle spalle l'Argentiera, Porto Palmas, Capomannu e 16 miglia marine, quasi 30 km terrestri. Siamo in Sardegna, lungo la costa nord-occidentale, tra Alghero e l'isola della Sinara. Mi affascina la bellezza aspra e per nulla consolatoria di questa costa, così lontana dalle rotondità lisce e avvolgenti dei graniti della Gallura. Qui la roccia è scura, ferrosa, a tratti nera e cosparsa di asperità. Risale spesso bruscamente verso la terra, dove diventa improvvisamente pascolo e terreno agricolo, facendo sembrare i due mondi incomunicanti e in competizione fra loro. Il mare qui erode la terra continuamente, prendendosi ogni inverno centimetri di terra e facendoli suoi. La costa sembra come tagliata bruscamente da un coltello. La falesia che delimita la spiaggia, alta una decina di metri, è un miscuglio di sedimenti rocciosi e terrosi, un vasto campionario di sfumature di marrone che, colpite dalla luce rossastra del sole al tramonto, si accendono e bruniscono di riflessi gialli anche i ciottoli quarzosi della spiaggia. È arrendevole all'erosione di mare e vento che la scolpiscono con facilità, scavandola in cornicioni, tetti e rilievi accavallati l'uno all'altro. Non sono ancora così stanco da dovermi fermare per forza, ma mi attira l'idea di rilassarmi in questa spiaggia meravigliosa e godermi le ultime ore di luce nella sua solitudine assoluta. Tolgo da Aereus, il mio kayak, tutto quello di cui ho bisogno, accuratamente stivato nelle borse stagne. Monto la mia tenda da bivacco per prepararmi alla notte, che sarà l'apoteosi della tranquillità. Raggiungere questa spiaggia via terra, infatti, è lungo e difficile. Non corro certo il rischio di doverla dividere con nessuno. L'isola dei Porri si regala alla mia vista quasi di fronte, in direzione di Capo Falcone. È un'isola alta e tozza che protegge un poco queste insenature dai venti e dalle mareggiate di nord-ovest. Il tramonto spennella sul cielo e sul mare colori che lasciano stupefatti, talmente sembrano irreali. Si va dall'arancione al violetto, al porpora, poi bruscamente verso il viola intenso e il blu notte. Il buio cala velocemente sulla costa silenziosa. Il mare pare fatto d'olio e a muoverlo non c'è un alito di vento. Cosa sarebbe la notte di un naufrago, anche se in questo caso un naufrago volontario e coi pieni poteri di ripartire quando vuole, senza il fuoco? Ogni volta che ne accendo uno mi torna in mente Tom Hanks in Castaway, le prime terribili notti trascorse senza il fuoco e l'entusiasmo quando finalmente riesce ad accenderlo. Quanto fatichiamo a sentirci umani nella notte privata del fuoco, del suo calore, della danza delle sue fiamme e del concerto del suo scoppiettio. La legna qui è abbondante e perfettamente asciutta, trasportata dal mare e scaraventata sulla spiaggia dalla violenza delle mareggiate. Rami di tutti i tipi e misure, dai tronchi enormi e difficili da sollevare fino alle schegge di canne palustri, perfette per accendere. Basta
bastano pochi minuti di raccolta per avere una provvista che durerà tutta la notte. Mi permetterà di strisciare nel mio bivacco alla sua luce e di addormentarmi con l'immagine del fuoco come ultima visione prima di crollare nel pozzo del sonno. Il giorno inizia presto, quando è scandito dagli elementi. All'alba sono già in piedi e pronto a mettermi al lavoro. La legna che ieri è stata provvidenziale per scaldare la mia notte, purtroppo non è l'unica cosa trasportata dalle onde del vento di maestrale. Nel punto di congiunzione fra due lingue di sabbia, separate da una di roccia, si è accumulata una quantità enorme di detriti plastici, di qualunque misura, forma e colore. Dai minuscoli pellet usati come materia prima dall'industria, fino a carene di barche squarciate, enormi imballaggi di polistirolo, paratie, brandelli di sedie, tavoli e cassette, passando per innumerevoli frammenti di cui è ormai impossibile dedurre la forma originaria. Alcune cose ricorrono con frequenza, per esempio tappi e brandelli di bottiglie e bidoni, stick di lecca-lecca, accendini, cordame, fili di nylon. Ma la grandissima parte è irriconoscibile, ormai frantumata dall'azione degli elementi. Accovacciato sotto il sole, che in questa stagione è implacabile, faccio quello che posso per raccogliere quanti più frammenti è possibile. Non ho contenitori dove metterli, ma poi mi viene in mente di riempire le bottiglie d'acqua vuote che ho sul kayak. Ne porto tante con me. Devo poter contare su almeno 2 litri di acqua al giorno, che pagaiando e sudando sotto il sole di agosto spesso non sono nemmeno abbastanza. Ovviamente posso raccogliere solo frammenti che passino dalla bocca della bottiglia, ma anche così sono talmente tanti che la gran parte rimarrà purtroppo sulla spiaggia. Lo spazio sul kayak è limitato, e così anche il mio contributo. Riesco a riempirne comunque alcune, che butterò nei cassonetti dedicati all'Argentiera, il primo borgo che incontrerò durante il viaggio di ritorno alla base di Portoferro. Gironzolando sugli scogli faccio anche un altro incontro. Eccola qui, un'enorme matassa aggrovigliata fatta di rete da pesca, coi suoi galleggianti di polistirolo, cordame e fili di nylon. Questo schifo non è solo orribile a vedersi, magari fosse solo questo. È un autentico killer. Può continuare a uccidere pesci, crostacei, molluschi e perfino uccelli per anni. È facilissimo per un animale rimanere impigliato in questo groviglio e morire di fame o asfissiato. Non so dove metterlo, ma so che certo non posso lasciarlo qui. Alla peggio potrei arrampicarmi sulla falesia e lasciarlo a terra, dove sicuramente può fare meno danno, e sperare in escursionisti volenterosi. Ma la soluzione non mi piace e cerco di ingegnarmi. Il cordame che spunta dappertutto mi dà l'idea. Lo legherò alla prua del kayak. Mi rallenterà non poco durante il rientro, che si preannuncia con vento contro e in rinforzo. Ma è un prezzo che pago volentieri. Mi pare di essere Sisifo. Ho raccolto plastica per ore, eppure ho la sensazione di essere impegnato in un'impresa improba, di provare a svuotare il mare con un cucchiaio. I frammenti sono migliaia. Basta scostare un po' la legna o fare qualche passo più in là e se ne trovano altri e altri ancora. Ho la sensazione che sia un lavoro senza speranza, inutile.
Eppure so che anche questa sensazione è un nemico, che anche lo scoramento rema contro. Perché io qui sono solo, ma sono in tanti là fuori, sempre di più. Se potessi moltiplicare la giornata di oggi per tutti gli abitanti abili della Sardegna, la costa occidentale sarebbe pulita in una settimana.